1.500 allevatori e 2.500 campioni a quattro zampe appartenenti a 350 razze diverse. Sono questi i numeri che caratterizzano Mondo Cane Expo, la mostra internazionale canina che sabato 14 e domenica 15 febbraio porterà nel quartiere feristico di Campanara gli esemplari più belli del mondo. L'evento, che ha salutato Ancona dopo 45 anni, è organizzato da una società di consulenza di cui è titolare Antonella Zaccarelli, insieme al gruppo cinofilo anconetano. Il costo del biglietto di entrata invece è di 10 euro, ma per chi presenterà il coupon di sconto alla cassa, scaricabile anche sulla pagina Facebook dedicata, avrà uno sconto di 2 euro. I bambini non pagheranno fino a 10 anni, ovviamente se si presenteranno anche da 11 o 12 noi faremo passare, perché riteniamo che il messaggio del cane, soprattutto cane come amico di compagnia di un bimbo, e sappiamo che sono facilitati ad entrare nelle case questi dolcissimi animali grazie ai bambini, quindi vogliamo prima di tutto che il bambino si avvicini e che l'adulto capisca l'importanza che il bambino possa avere adottando uno di questi animaletti. All'evento, aperto al pubblico dalle 9 alle 19, presenzeranno giudici internazionali che selezioneranno gli animali iscritti e ne decreteranno i vincitori. Inoltre ci saranno la Pesaro Agility, che illustrerà il percorso ad ostacoli, e la Trucca Bimbi di Pesaro, che nel frattempo coinvolgerà i più piccoli con l'arte della body painting. La manifestazione inoltre sarà arricchita dalla presenza di numerosi espositori di prodotti come il mangime e quelli farmaceutici. Oggi Pesaro è una città dove questo animale è molto amato e molto ricercato. Tra l'altro si sta parlando anche di strutture proprio per accontentare le esigenze che oggi hanno anche stiamo programmando una manifestazione molto molto più ampia, da tener conto che già qui a questa manifestazione, che è internazionale, ci saranno giudici che verranno da più paesi, e quindi io credo che questo sia un fatto molto importante per Pesaro, per la città e anche per tutti quelli che sono gli amanti del cane. Abbiamo avuto la fortuna di avere una giuria molto prestigiosa a livello mondiale, infatti verrà il presidente della Federazione Cinofila Internazionale dal Porto Rico, si chiama Rafael De Santiago, poi avremo dei giudici, Dinko Santos, che viene addirittura dalle Filippine, poi abbiamo giudici svedesi, spagnoli, dalla Turchia e dalla Croazia, più tutti i migliori giudici esperti italiani. Mondo Cane si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere il rapporto tra l'animale e la persona nel contesto domestico-familiare. Da sempre il mondo cinofilo collabora con le società, ma soprattutto il mondo cinofilo tende ad avere un rapporto con la persona. Questo per meglio inserire il cucciolo nella famiglia e meglio allevarlo e far sì che questo cane non rappresenti mai un problema, ma un piacere da condividere, da vivere.